Buongiorno, benvenuti in una nuova e freschissima avventura, come si può notare da questa cappa africana. 32 gradi dell'aria, avvertiti 34 per l'umidità, qualcosina in più che viene dall'asfalto, almeno mettiamogliene 6. Sto salendo con il mio usuale ritmo cardiaco, che varia dai 130 ai 160 su questo tratto, ma con la differenza che sto viaggiando a 10 km/h in meno di quella che è la mia media con questi battiti. Sono salito veramente a cannone fin qui al bivio di Monstella, e non perché voglio distruggere i tempi su Strava, ma perché devo sbrigarmi. Non è la salita il problema sarà rientrare nelle ore del mezzogiorno. Lì sarà veramente dura, quindi devo sbrigarmi a salire, sbrigarmi a scendere e rientrare prima che si scateni l'inferno vero e proprio. Sono quasi arrivato in cima, sto salendo a 26 orari perché l'aria è più fresca. Cioè, in marina a 19 km/h stavo morendo con i battiti. Qui sono in salita a 25, 26, senza mani, parlo, non affanno. Riace, pietra spada, 45 km e 70, 1350 sul livello del mare in 2 ore e 10. Vi giuro che in questo momento ho freddo. Questa è la via delle armi di cui vi ho parlato la volta scorsa, nel video in cui sono andato a Mongiana. Ho aperto due click di rebound alla forcella, giusto per renderla un attimino più morbida. Ho perso un pedale. Come mai è successo tutto ciò? Non ho capito. Pure non è che ci sia entrato così tanto convinto. Sarà una discesa verso gli inferi, e cioè verso il caldo. Però in questo momento mi escono le lacrime dagli occhi per l'aria fredda. E call me the wanderer, I'm the wanderer. Perché non vado di qua? I'm the wanderer, wanderer. Quel ramo l'ho tagliato in due, questo però no. Cazzarola, è più piccolo di quello che mi era sembrato. Oh, pietrosigna, la sì, no, meno del previsto, pensavo peggio. Acci pigna, quanta pigna.
qua, va. E questo canyon, vabbè, niente di così . Voi non ci crederete, ma il Parco delle Serre si è deciso a rinnovare la cartellonistica e stiamo per andare a trovare una cosa che io voglio vedere da una vita: la tomba di Don. Questo luogo celebra l'amicizia eterna, sì, tra l'uomo e il suo fedele amico attraverso il rituale più significativo di umana pietà, la sepoltura. Ok, hanno rinnovato la cartellonistica, ma io non vedo alcuna tomba e neanche l'ombra di un cane. L'ho trovata. Ma non era così, l'hanno ristrutturata, non era così. Io ho visto le foto, era una cosa ben più antica. Al ricordo del fedele, affezionato e paziente Don, indivisibile compagno del suo padrone nelle gite diurne, nato, vissuto sempre, mettitelo uno spazio, sempre, è morto nei boschi della Ferdinandea. Ok, let's go back. Sono veramente contento di aver trovato la tomba del cane, che era uno degli ultimi misteri che volevo vedere in questa montagna. Ora mi rimane da vedere qualcosa che però non è misterioso, cioè le condotte forzate del barbarico. Non era così morbida. Invece boh, è veramente sabbioso, ma sabbioso che ci affondi la gomma. Visto come mi è scivolata davanti. Oggi comunque sto trovando una quadra migliore nella guida della bici, forse ho capito una cosina in più e sto guidando un attimino meglio. Oh, vabbè, volevo interromperla. Non so perché è così smosso ultimamente. Cioè, ma non è smosso pietre, è proprio sabbia fine che gli si affonda la gomma davanti. Prima veramente stavo per cadere. Oh. Mamma mia questo rovo. Con radici, con pietre. Oh, la sbaglio sempre. Se la faccio 30 volte, 31 la sbaglio. Ma sempre. Non mi ricordo mai che è là e la sbaglio sempre. Lungo.
sempre peggio, sto pezzo. Una volta non frenavo per niente qua, ora devo frenarci. Wow! A few moments later. Porco il cazzo. Mannaggia quella. Guarda che mi tocca fare, ma che cazzo succede io? Non franare proprio ora. Te ne prego. Oh. Cosa da pazzi? E niente, alla fine sono stati circa 85 km con 1500 di dislivello. Mi ha sorpreso questa giornata. Sento di aver forse trovato il modo di guidare in modo più efficace questa bicicletta. Forse. Ne riparleremo più in là, quando avrò scientificamente la prova. Comunque, alla prossima.